70 milioni di anni fa, regna sulla Terra il più grande dinosauro mai vissuto. Il suo nome è Tyrannosaurus Rex. Lungo fino a 13 metri, arriva a pesare 6 tonnellate. Questa creatura incredibilmente potente è l'indiscusso re dei dinosauri. Gran parte delle sue caratteristiche sono avvolte nel mistero. Ma oggi, grazie alla tecnologia, abbiamo un quadro più chiaro. Capacità fisiche straordinarie che sembrano sconfiggere la logica. E un cervello in grado di farlo cacciare al meglio. Osservando il cervello, viene da chiedersi se quella grande massa encefalica li mettesse effettivamente in grado di condurre battute di caccia coordinate tra più esemplari. Inoltre, nuovi fossili rinvenuti in giro per il mondo ci stanno rivelando l'origine di questi enormi predatori. A quanto sembra, gli antenati del T-Rex erano piccoli e vulnerabili. Non erano certo come i grossi orsi, i grossi leoni o le grosse tigri al vertice della catena alimentare. Erano animali molto più piccoli e più deboli. In qualche modo, i tirannosauri si sono evoluti da piccole creature minacciate dai loro nemici nei dinosauri più potenti mai apparsi sulla Terra. E iniziando dai loro lontani predecessori, oggi ricostruiremo questa straordinaria vicenda evolutiva. Due fratelli in cerca di nuove terre attraversano il cammino di carnivori senza paura. Ma chi regnerà incontrastato? Ecco il re dei re, il Tyrannosaurus Rex. E questa è la storia di 100 milioni di anni di straordinaria evoluzione. I primi fossili di tirannosauro vengono scoperti all'inizio del XX secolo negli Stati Uniti. E sono le sue mostruose dimensioni a ispirare il nome che gli viene dato. Tyrannosaurus Rex, lucertola tiranno reale, o semplicemente T-Rex. Per oltre un secolo, gli scienziati hanno cercato di rimettere insieme i tasselli della sua evoluzione. E in questo senso, Steven Brusatti è tra i più grossi nomi coinvolti. Quasi tutti al mondo conoscono il T-Rex, ma per molto tempo l'origine di questi dinosauri è rimasta avvolta nel mistero. Come si è evoluto? Come è diventato così grande? E il mistero è rimasto tale per diversi decenni. Ma finalmente, in questi ultimi 15 anni, tutti i ricercatori hanno rinvenuto resti più antichi di piccoli tirannosauri, che ci hanno fatto comprendere da dove erano venuti quelli più grandi. Ormai gli scienziati stanno arrivando alle origini del T-Rex. E hanno determinato che i suoi primi antenati sono apparsi lontano dal Nord America. Qui siamo nel bacino di Zhongarm, nella regione autonoma cinese dello Xinjiang Uigur. Adesso arida, questa zona ospitava anticamente diverse varietà di dinosauri. In questi ultimi anni, scavi mirati hanno portato alla luce una gran varietà di fossili. Xu Xin ha guidato alcune di queste campagne di scavo. Quel giorno le nostre ricerche sono iniziate fin dalla mattina presto, ma senza risultati. Abbiamo lavorato 10 ore al giorno sotto il sole cocente.
Eravamo tutti fisicamente esausti quando un collega mi ha urlato qualcosa da lontano e sembrava molto eccitato. Ho capito subito che si trattava di un ritrovamento importante. Mi sono avvicinato e ho visto una lunga fila di denti emergere dal terreno. Si trattava chiaramente di una nuova specie di rettili. Quei denti ci dicevano che doveva trattarsi di un grande carnivoro. E io ero molto emozionato perché avevo capito che si trattava di un ritrovamento molto importante. Dall'interno di uno strato di terreno vecchio di 160 milioni di anni emergono i fossili di un dinosauro completamente sconosciuto. E un appendice sul cranio suggerisce il nome, Guanlong, o lucertola crestata. Shu e la sua squadra conducono analisi dettagliate sui denti e sulle ossa e determinano che il Guanlong è l'antenato del T-Rex. Parliamo del membro più vecchio della famiglia dei tirannosauri ed è stata una scoperta straordinaria. Eccoli qua. È un piccolo gruppo di Guanlong impegnato nella caccia. Il primo va all'attacco. Forse è il più vecchio. Si avvicina alla preda. Ma non ha speranze. In questa fase il Guanlong è lungo solo 3 metri. È minuscolo al confronto dei 13 metri del T-Rex e pesa mediamente 75 kg, poco più di un decimo rispetto al gigantesco cugino. I tirannosauri più vecchi erano molto, molto diversi e molto più piccoli ed erano lontani dall'avere la potenza di un T-Rex. Stiamo parlando di una specie di cani o di gatti, quel genere di animali. Non erano certo come i grossi orsi, i grossi leoni o le grosse tigri al vertice della catena alimentare. Ma come ha potuto un animale così piccolo e relativamente debole trasformarsi nel T-Rex, il dinosauro più potente mai apparso sulla Terra? La storia dei tirannosauri è in realtà la storia dell'evoluzione e una delle cose che ci ha detto è che l'evoluzione è imprevedibile. Quando i primi tirannosauri come il Guanlong sono apparsi sulla Terra 170 milioni di anni fa, nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbero evoluti in mostri giganteschi come il T-Rex. Ma è quello che è successo. Come sono riusciti a sopravvivere così a lungo, per 80 milioni di anni, con delle dimensioni tutto sommato così trascurabili? E poi, ecco il mistero più grande, come hanno fatto quei piccoli tirannosauri a trasformarsi in predatori giganteschi come il nostro T-Rex? La chiave per svelare questi misteri si trova in alcuni fossili rinvenuti di recente in diverse zone del mondo. I ricercatori hanno infatti scoperto 28 specie collegate al T-Rex. Brusatti ha condotto delle analisi dettagliate su alcuni di questi reperti, con l'obiettivo di chiarire i processi evolutivi che hanno condotto al T-Rex. L'approccio utilizzato si chiama analisi filogenetica. Abbiamo centinaia e centinaia di caratteristiche che variano nelle diverse specie di dinosauri. Alcuni hanno uno scheletro e altri no. Alcuni hanno grossi tendini e altri no. Alcuni hanno scudi ossei triangolari e altri hanno delle squame, tutte caratteristiche molto variabili. Le analisi di Brusatti hanno individuato 360 caratteristiche distintive nelle ossa dei tirannosauri. E i dati raccolti formano la base dell'albero genealogico del T-Rex. I risultati confermano che il piccolo Guanlong rappresenta l'antenato più vecchio del tirannosauro. Dall'epoca in cui appare il primo Guanlong fino all'apparizione del T-Rex sono passati 100 milioni di anni e in questo lasso di tempo l'evoluzione è stata in grado di sviluppare una creatura dalla forza senza precedenti. Parliamo di un animale davvero insolito, di uno scherzo della natura, di un'impresa dell'evoluzione. E mi affascina tentare di comprendere
come l'evoluzione sia stata in grado di sviluppare un animale come il T-Rex. È questo il mistero che mi appassiona e che sta dietro alla mia ricerca. 160 milioni di anni fa è nel bacino cinese dello Jungarm che vivono i Guanlong. In seguito, la specie migra nel Nord America e circa 70 milioni di anni fa appare il T-Rex. La prima domanda è perché gli antenati del T-Rex abbiano lasciato un ambiente a loro familiare per iniziare un viaggio epico. Una traccia potrebbe trovarsi sui fondali dell'Oceano Pacifico, dove a 5.000 metri di profondità si estende un immenso pianoro di lava. Naohiko Okochi ha studiato questa formazione. Qui si tratta di una formazione di lava veramente gigantesca. Basta pensare che si estende per oltre 2.000 chilometri di lunghezza. Potrebbe quindi contenere oltre i due terzi del Giappone, immagino. Questa enorme massa di lava è il risultato di un impressionante evento geologico accaduto 120 milioni di anni fa. Nel cuore della Terra esiste un ammasso di materia incandescente chiamato mantello. All'improvviso, il magma inizia a fuoriuscire attraverso delle spaccature nel fondo oceanico. E tutto questo accade non solo nell'Oceano Pacifico. In tutto il mondo i vulcani tornano violentemente alla vita. E queste violente eruzioni avvengono anche nel continente euroasiatico che ospita gli antenati dei tirannosauri. A cui non resta altra scelta se non la fuga. Abbandonando l'ambiente al loro familiare, iniziano così un viaggio verso l'ignoto. E si dirigono verso nord, per un motivo. Il cambiamento climatico. I gas rilasciati dalle eruzioni vulcaniche contengono infatti quantità immense di anidride carbonica, che scatena il riscaldamento globale. La concentrazione di CO2 raggiunse livelli da 2,5 volte a 5 volte quelli che esistono attualmente. E proprio questo causò un massiccio effetto serra che favorì una vegetazione molto rigogliosa, fino a ricoprire praticamente l'Artico. È possibile che l'insieme di questi fattori, modificando in modo determinante l'ecologia dei dinosauri, abbiano influito fortemente sulla loro evoluzione. Mentre la Terra si riscalda, lussureggianti foreste arrivano a unire la Siberia all'Artico. Xu Xin è convinto che sia stato questo rimboschimento del nord a incoraggiare la migrazione dei tirannosauri. I tirannosauri, preferibilmente, cacciavano gli erbivori, come il triceratopo, e, essendo carnivori, dovevano riuscire a trovare facilmente le loro prede. Di conseguenza, mentre gli erbivori migravano, non potevano fare altro che seguirli anche loro. Fossili di triceratopo sono stati rinvenuti dall'Eurasia al Nord America e spesso erano insieme a fossili di tirannosauro. Mentre le foreste si estendono sempre più verso nord, si espande anche il territorio abitato dai dinosauri erbivori. Gli scienziati ritengono che sia questo il motivo che ha spinto gli antenati del T-Rex a iniziare la loro migrazione verso l'ignoto. Partono così alla ricerca di ambienti più favorevoli in un viaggio che possiamo definire epico. Arrivano sulle coste orientali del continente eurasiatico. Davanti a loro un immenso oceano. Ma proprio quando sembra che il viaggio sia terminato,
accade qualcosa di incredibile. Gli spostamenti tettonici hanno avvicinato sempre di più tra loro i continenti eurasiatico e americano, finché non appare un ponte naturale a occupare lo spazio che li separava. Si apre così un passaggio. E la nostra coppia decide di utilizzarlo, dirigendosi verso una nuova terra. Arrivano così nel Nord America. Un immenso territorio ricoperto da lussureggianti foreste. Però anche qui vivono dei dinosauri carnivori di grandi dimensioni. Prima del T-Rex, altri dinosauri carnivori hanno regnato sulle Americhe e gli scienziati ne hanno trovato i resti fossili nel deserto dello Utah. Lindsay Zanno è una paleontologa che ha esplorato quest'area, dove ha scavato per 5 anni. Poi, nel 2013, ecco un'importante scoperta. Stavo aggirando una collinetta quando ho visto delle grosse ossa che sporgevano dal terreno. Appena mi sono chinata ad esaminarle, ho capito subito che appartenevano a un teropode. Si trattava di un esemplare molto grande e ovviamente fu una grande emozione perché si tratta del primo rinvenimento di quella specie. Ma è adesso che inizia il vero lavoro. Il collega Peter Makovicki porta infatti i fossili a Chicago per ulteriori approfondimenti. La sua specialità è proprio l'analisi delle ossa di dinosauro. Le ossa che abbiamo qui appartengono allo scheletro di un grande dinosauro carnivoro. Ma anche se dimensioni e aspetto potrebbero far pensare a un T-Rex, in realtà appartengono ad una specie molto diversa di dinosauri carnivori. Secondo le dimensioni delle ossa, questo dinosauro misurerebbe circa 11 metri dalla testa alla coda. Parente dell'Allosaurus, risalente all'era giurassica, ed è conosciuto come Siaz. A detta degli esperti, sarebbe stato dotato di artigli affilati come rasoi e di denti lunghi come coltelli, le caratteristiche di un mega predatore. Il nome Siaz è una derivazione della lingua dei nativi Ute e si riferisce ad una specie di pagliaccio antropofago che popola molte delle loro leggende ed è di gran lunga il più grande dei terapodi, che presumiamo fossero i predatori più potenti di quell'ecosistema. Ecco perché. Nei pressi del sito in cui ha rinvenuto i fossili del Siaz, la Zanno ha scoperto di recente un parente del tirannosauro. Questo è un dente del misterioso tirannosauro che abbiamo scoperto qui e che risale a circa 98 milioni di anni fa. Come potete vedere, si tratta di una specie di dimensioni molto piccole. Crediamo fossero all'incirca quelle di un pony. Un dente di questa piccola specie è grande circa un decimo di quello di un T-Rex. I tirannosauri che vivevano qui erano molto piccoli e si muovevano all'ombra di dinosauri come i Siaz, che erano molto più grandi. Adesso, i piccoli progenitori dei tirannosauri vivono fianco a fianco con questi formidabili rettili. Sono inferiori sia in dimensioni che in forza. Semplificando, diciamo che
Se un piccolo tirannosauro, che viveva all'epoca in quelle aree, avesse incontrato un Siaz, sarebbe stato un po' come se una volpe avesse incontrato un leone o una tigre. Non ci sono dubbi sulla grande differenza nelle dimensioni, e di conseguenza siamo certi della presenza dei tirannosauri in quello specifico territorio, ma in una posizione molto più bassa nella catena alimentare rispetto a quella dei grandi Siaz. I Siaz regnano quindi sull'ecosistema. Si tratta di un ambiente molto pericoloso per dei piccoli tirannosauri, ma in qualche modo riescono a sopravvivere. Per saperne di più, Brusatti ha condotto ricerche mirate in tutto il mondo. Nel 2016 ha rinvenuto un fossile che gli ha dato alcune importanti risposte. Siamo nell'Uzbekistan, in Asia centrale. E dalle analisi, questo sarebbe il cranio di una nuova specie di tirannosauri. Viene denominato Timur Lenja. È lungo circa 3 metri. Esternamente non sembra molto diverso dai suoi piccoli antenati. Ma all'interno è incredibilmente diverso. Siamo riusciti a ricostruirne il cervello e l'apparato uditivo utilizzando la TAC e abbiamo appurato che aveva un grosso cervello e un udito molto sofisticato, che era in grado di percepire un'ampia gamma di suoni. Brusatti e i suoi colleghi ne scansionano il cranio e nell'orecchio interno trovano un dotto cocleare, l'organo preposto a percepire i suoni bassi, che nel Timur Lenja si è significativamente evoluto. Tutto questo ci dice che quel piccolo tirannosauro aveva sviluppato un cervello più grande, quindi maggiore intelligenza e sensi più affinati, più vitali, vivendo nell'ombra e cercando di sopravvivere in un mondo dominato dagli allosauri e da altri grandi predatori. Quei piccoli tirannosauri sviluppano così un udito molto sofisticato, che permette loro di percepire prima l'avversario e di fuggire mettendosi così in salvo. Ma la fuga non sarebbe certo bastata a sfidare la posizione assolutamente dominante dei Siaz. Resta il mistero su come i discendenti di questi piccoli carnivori siano riusciti a dominare il mondo dei dinosauri. Per molti anni, il percorso evoluzionistico che unisce il Guanlong al T-Rex continua a presentare dei vuoti incolmabili. A quel punto sapevamo molto dei primi tirannosauri. Sapevamo che erano piccoli e sapevamo dei loro nuovi compagni di avventura. Sapevamo che erano enormi, ma in mezzo ci mancavano i fossili di un periodo della loro evoluzione di cui non sapevamo ancora niente. Niente fossili da studiare. I 100 milioni di anni della storia evolutiva del tirannosauro presentano quindi un vuoto vitale. Perché è esattamente in questo periodo che avviene il salto spettacolare che porta all'apparizione del T-Rex. Mark Lowen si è concentrato proprio su questo mistero, lavorando soprattutto in un'antica regione del Nord America, nota come l'Aramidia. Il cambiamento, che potremmo definire epocale nell'evoluzione del tirannosauro, avviene nell'isolamento che caratterizzava l'Aramidia. Qui popolazioni isolate potevano evolversi lontane da altre specie di dinosauri. Circa 90 milioni di anni fa, il riscaldamento globale porta a un innalzamento dei mari. La conseguenza è un immenso allagamento del continente nordamericano, che rimane così diviso in due. I dinosauri vivono nella parte occidentale del continente, composto in gran parte da ripide catene montuose. Ben presto i dinosauri si trovano a dover convivere in totale isolamento su strette strisce di terra. In queste aree così densamente popolate, per i carnivori è sempre più facile trovare le loro prede. Thank you.
Secondo Lowen, è proprio questa situazione ad accelerare l'evoluzione dei dinosauri. In questo crocevia dell'evoluzione rappresentato dalla Ramidia, delle piccole popolazioni devono aver subito un'evoluzione quanto mai rapida e abbastanza spettacolare, a quanto sembra. Un'evoluzione spettacolare che deve aver coinvolto specie diverse. L'anchilosauro ha ora una pelle spessa e bitorzoluta, una sorta di armatura protettiva. I membri della famiglia degli Ornithomimus sviluppano invece la capacità di correre fino a 60 km all'ora per sfuggire ai predatori. Mentre cambiamenti significativi coinvolgono anche gli antenati dei triceratopi cacciati dai tirannosauri. Questi, infatti, si adattano crescendo in dimensioni, che danno loro la possibilità di respingere gli attacchi. Gli esemplari di questa specie arrivano a pesare da 100 kg a oltre 6 tonnellate. Ma restano comunque ancora molti vuoti nell'evoluzione del T-Rex. Nel 2013 Lowen scopre poi un fossile che potrebbe fornirci alcune risposte. Appartiene a una specie fino ad allora sconosciuta di tirannosauri che verranno battezzati litronaci. Il fossile è stato rinvenuto in uno strato geologico che si è formato circa 80 milioni di anni fa, durante un periodo evolutivo di passaggio. Il nome che abbiamo scelto, litronace, significa re del sangue in greco antico. E l'abbiamo scelto proprio perché il litronace era effettivamente il maggior predatore del suo ecosistema. Il fossile permette di stabilire che il litronace raggiungeva gli 8 metri di lunghezza, il che rappresenta un'evoluzione spettacolare rispetto al Guanlong, il suo piccolo antenato. Questo nuovo tirannosauro è grande abbastanza da sfidare i triceratopi, e le condizioni dell'epoca permettono alle varie specie di influenzare a vicenda le rispettive evoluzioni, un fenomeno noto come coevoluzione. I tirannosauri portano quindi all'evoluzione delle specie di cui si nutrono e al tempo stesso subiscono anche loro una rapida evoluzione. Assistiamo quindi a una corsa agli armamenti tra prede e predatori. Ma una costante comune è quella dell'aumento delle dimensioni del corpo, sia per difendersi dai predatori che per permettere a questi di attaccare erbivori sempre più grandi. Secondo i ricercatori, uno dei fattori determinanti nello straordinario sviluppo dei tirannosauri risiede nell'evoluzione della loro capacità di caccia. La testa, relativamente piccola fino ad allora, triplica in dimensioni e questo migliora straordinariamente anche la loro vista. Una delle principali caratteristiche del litronace è la posizione frontale degli occhi, cosa questa comune anche nei predatori moderni, che garantisce loro un campo visivo di gran lunga più efficiente, che permette di percepire al meglio anche la profondità. Adesso questa costituisce una caratteristica che noi associamo normalmente alla caccia e di cui era dotato anche il litronace. Il senso della profondità rende possibile l'esatta percezione della distanza dalla propria preda. Questo facilita enormemente la caccia al tirannosauro, facendone un predatore molto più efficiente. La facilità di procurarsi il cibo gli permette una crescita massiccia. Una serie di cambiamenti che culminano nel dinosauro più grande di tutti, il T-Rex. Circa 80 milioni di anni fa, appare una generazione di dinosauri totalmente nuova, in un mondo dominato senza avversari dai tirannosauri, i maggiori tra i predatori che avevano conquistato la cima della catena alimentare. E questi sono i tirannosauri che conosciamo tutti, quelli noti come T-Rex, in grado di crescere così in fretta da mettere su 3 kg di peso al giorno durante il periodo dello sviluppo. Il loro controllo del territorio era assoluto. Parliamo dei re
del tardo Cretaceo. Ma non è la gigantesca stazza l'unico risultato della continua evoluzione del tirannosauro. Lawrence Whitmer è un paleontologo che ha studiato il cervello del T-Rex. Ha utilizzato la TAC per analizzare la struttura dei loro fossili. Scansioni che dimostrano straordinari sviluppi delle facoltà sensoriali. Ricostruendo il cervello del T-Rex, abbiamo potuto verificare che i centri olfattivi, vale a dire gli organi del cervello deputati alla elaborazione degli odori, erano sovradimensionati e questo ci dice che il senso dell'odorato del T-Rex doveva essere diventato molto importante, probabilmente per l'individuazione della preda. I segnali captati dagli organi di senso vengono poi inviati e analizzati dal cervello. Un indice che mette in relazione il cervello con le dimensioni del corpo fa pensare che l'intelligenza del T-Rex fosse molto più avanzata di quella di altri dinosauri. Il cervello, che nei mammiferi quali siamo noi è la sede dell'intelligenza e della capacità di pianificare e di risolvere problemi, nel caso dei tirannosauri era notevolmente più esteso. Ora, ricostruendo nel cervello, ci chiediamo se questa massa cerebrale allargata poteva offrire loro la capacità di venire sfruttata anche per coordinare eventuali attacchi di gruppo. Ad esempio, alcuni esemplari avrebbero potuto spingere la preda verso dei compagni che si erano nascosti in attesa del buio. Eccolo. È il T-Rex. Non è solo più intelligente, ma anche un olfatto di gran lunga superiore. Persino nell'oscurità della notte è in grado di localizzare la preda. Grazie a una vista acuta che gli permette di continuare a seguirla, il triceratopo cerca disperatamente di mettersi in salvo. C'è un altro T-Rex che lo aspetta al varco. L'abbondanza di carne ne ha aumentato le dimensioni. Adesso il tirannosauro raggiunge i 13 metri. E anche lo scheletro cresce in peso e robustezza, con muscoli e tendini resistenti come l'acciaio. Alcuni ricercatori mettono in dubbio che animali di questa grandezza potessero effettivamente rincorrere le loro prede. È opinione comune che il T-Rex potesse raggiungere la velocità di 18 km all'ora. Sarebbe stato quindi più lento di un uomo. Si riteneva quindi che i tirannosauri fossero lenti e impacciati, ma il paleontologo Bill Sellers non condivide questa ipotesi. È difficile, disponendo solo di ossa, ipotizzare quanto potessero veramente essere veloci questi animali. Quindi cercheremo di stabilirlo utilizzando degli animali dei nostri giorni che ci aiuteranno ad arrivare ad una stima molto più attendibile e realistica. Sellers e i suoi colleghi studiano gli animali di oggi che si muovono presumibilmente come i tirannosauri e si concentrano sullo struzzo. Gli struzzi sono quanto di più vicino possiamo avere oggi in natura ad un Tyrannosaurus rex. Hanno due zampe, un corpo massiccio e sviluppano un'altissima velocità. Gran parte dell'anatomia di base è esattamente la stessa, quindi ne rappresentano un ottimo modello.
Utilizzando il movimento dello struzzo come riferimento, Sellers simula al computer quella che potrebbe essere stata la corsa del T-Rex. Un modello che mostra anche quali muscoli avrebbe utilizzato durante la corsa. Sellers prende particolarmente nota dei muscoli che uniscono le cosce alla coda. Fino ad allora si riteneva che servissero solo a muovere per l'appunto la coda, ma adesso è chiaro come siano strumentali a permettere una corsa molto veloce al T-Rex. In realtà spingono all'indietro il femore e questo assicura al T-Rex una spinta ulteriore. Anche se è un animale molto pesante, può generare la forza necessaria a raggiungere una buona velocità. Grazie a questo modello, adesso la velocità massima di un T-Rex medio aumenta a 30 km all'ora, mentre i più forti possono raggiungere anche i 50. I discendenti dei primitivi tirannosauri hanno ormai acquisito velocità, dimensioni e intelligenza. Ma c'è dell'altro. Carl Bates ha studiato la potenza del morso dei dinosauri. Grazie alla forza del morso e ai potenti muscoli del collo, dovevano riuscire a strappare grandi brandelli di carne. Inoltre, sono stati rinvenuti diversi fossili di erbivori che mostravano ancora sulle ossa dello scheletro i profondi segni del morso di un T-Rex. Delle enormi mandibole sono alla base di questo morso mortale. Bates ha studiato la struttura del cranio dei T-Rex, ricreando i muscoli che collegavano le mandibole inferiori e superiori. Per utilizzare poi una simulazione al computer per quantificare la forza del morso. La forza del morso viene misurata in newton. Il leone, il re riconosciuto della savana, ha una forza calcolata di 4000 newton. Il morso degli alligatori, tra i più spietati predatori acquatici, raggiunge i 6000 newton. E ora paragoniamoli ai dinosauri. L'allosauro è considerato il dinosauro più potente prima dell'apparizione del T-Rex. Il suo morso aveva una forza di circa 9000 newton. Secondo Bates, la forza del morso del T-Rex era nell'ordine dei 60.000 newton, cioè 7 volte più potente di quello dell'allosauro. 60.000 newton è una quantità di forza davvero impressionante, il che ci porta a ritenere che il T-Rex aveva molto probabilmente il morso più potente e letale tra gli animali di tutti i tempi. Quando il T-Rex azzanna la sua preda, vi applica una forza di 6 tonnellate, l'equivalente del peso di un elefante africano. In teoria, un carico simile dovrebbe portare alla rottura delle mandibole. Ma c'è qualcosa che protegge il T-Rex da questo rischio. Il cranio svolgeva una funzione molto importante nel catturare e divorare le prede. Ora a noi interessava scoprire la meccanica di questa straordinaria struttura naturale. Il cranio del T-Rex è composto da oltre 40 parti diverse. Separate da spazi larghi appena pochi millimetri. Sono questi spazi a rilasciare la forza del morso, aiutando ad ammortizzarne l'urto. Il T-Rex era una creatura letale, che incuteva terrore, e noi siamo convinti che fosse uno dei più feroci predatori di tutti i tempi e che gli spetti il titolo di re dei dinosauri. Una creatura dotata di capacità fisiche straordinarie, ma anche di un'intelligenza sofisticata.
dopo 100 milioni di anni. Il T-Rex ha ormai raggiunto il massimo della sua evoluzione. Ecco due esemplari di T-Rex. Anche se dovessero incontrare i Siats, gli ex dominatori dei dinosauri, non avrebbero ragione di fuggire. Non sono più i piccoli e deboli dinosauri di una volta. Ora i due T-Rex sono di nuovo in movimento, alla ricerca di prede. Stanno tornando nel continente eurasiatico. Lungo il cammino attraversano aree abitate da molte specie appartenenti alla famiglia dei dinosauri. Il T-Rex era il re del tardo Cretaceo, nessun dubbio su questo, ma non tutti i tirannosauri che vivevano allora erano grandi predatori che potevano reggere il confronto. Alcuni in realtà erano molto più piccoli. Quindi, anche mentre regnava il T-Rex, esistevano dei cugini che in un certo senso occupavano altri spazi nell'ecosistema, facendo anche un ottimo lavoro. È il 2014, quando nell'Alaska settentrionale dei ricercatori individuano una nuova specie di tirannosauri. Vengono chiamati Nanuksaurus, come gli Inuit chiamano l'orso polare. Con i suoi 6 metri non è neanche la metà di un T-Rex. Gli esperti attribuiscono le piccole dimensioni a una carenza di prede. Nello stesso anno, nella provincia di Jiangxi, nella Cina meridionale, altri ricercatori rinvengono uno strano fossile, la cui principale caratteristica è un lungo muso sottile. Viene così soprannominato Pinocchio Rex, in onore del famoso burattino. Apparentemente non ha nulla del T-Rex, ma un'analisi delle ossa conferma l'appartenenza a una nuova specie di tirannosauro. Poi, nel luglio del 2015, alcuni scienziati compiono una nuova scoperta in Giappone, che fino ad allora non si pensava avesse mai ospitato grandi tirannosauri. Qui vengono invece rinvenuti due grandi denti, lunghi entrambi 8 centimetri. Dimensioni che li accomunano ad animali lunghi almeno 10 metri. Tutti questi ritrovamenti illustrano bene il particolare tragitto evolutivo intrapreso in tutto il mondo dai tirannosauri. A tutt'oggi i ricercatori ne hanno individuate 28 specie diverse. In una certa fase, il T-Rex ha veramente dominato il mondo dei dinosauri, ma anche lui è andato incontro a un destino crudele. Le cui prove sono emerse nel 2015, durante una campagna di scavo nella provincia dell'Alberta, nel Canada occidentale. È qui che emerge il fossile di un cugino del T-Rex battezzato Daspletosaurus, sul cui corpo sono ancora evidenti segni di un feroce scontro. Una ferita così profonda da esporre l'osso. E sul retro del cranio un intero pezzo di calotta mancante. I ricercatori iniziano subito a chiedersi quale creatura possa aver inflitto queste ferite a un potente tirannosauro. Il paleontologo David Hone ritiene di averlo individuato. Può esserci un unico candidato credibile,
vista la quantità e l'entità delle ferite, cioè un altro tirannosauro di grandi dimensioni. Secondo Hone, la forma e le dimensioni dei segni dei morsi fanno pensare a una lotta tra due membri della famiglia dei tirannosauri. Forse erano a caccia nello stesso momento, nello stesso giorno e nello stesso territorio, e forse si sono contesi una preda. In ogni caso si è trattato di uno scontro all'ultimo sangue, e comunque abbiamo prove certe di casi di cannibalismo tra i dinosauri. In una disputa territoriale, anche due fratelli possono diventare rivali. E se uno rifiuta di farsi indietro? Gli antenati del T-Rex intraprendono un viaggio epico alla ricerca di nuove terre. Giunti sul continente nordamericano, affrontano innumerevoli minacce. Ma riescono a sopravvivere. I loro discendenti continuano a evolvere, trasformandosi nei dominatori incontrastati tra i dinosauri. Ma giunti al vertice, questi spietati predatori rivolgono la loro potenza contro i propri simili. Poi, 66 milioni di anni fa, il regno dei dinosauri va incontro a una fine improvvisa. Fine dovuta, secondo gli esperti, a un gigantesco asteroide precipitato sulla Terra. I cambiamenti climatici che ne derivano spazzano via i dinosauri, e tra questi anche i tirannosauri. È stata davvero questa la fine dei dinosauri? Le prove raccolte da Steven Brusatti sembrerebbero smentire questa ipotesi. Alcune creature attualmente viventi discendono da un ramo della famiglia dei tirannosauri. Gli uccelli. Una volta scomparsi i dinosauri, sono gli uccelli a subire un'evoluzione spettacolare. E con l'apparizione di nuove specie, diventano i dominatori del cielo. Tutto questo grazie alle caratteristiche che hanno ereditato dai loro antenati, i tirannosauri. Noi parliamo sempre dell'estinzione dei dinosauri dovuta alla caduta di un asteroide. Ma non tutti i dinosauri si estinsero, solo la maggior parte. C'è un loro ramo che è sopravvissuto e sono gli uccelli che si sono evoluti dai dinosauri perché è quello che loro erano in origine e che sono giunti fino a noi. Oggi abbiamo oltre 100.000 specie diverse di uccelli che sono quelli che volano nei nostri cieli e che sono dei piccoli dinosauri viventi. Ne consegue che gli uccelli di oggi hanno in loro i geni del T-Rex. Creature simili non ce n'erano e non se ne vedranno mai più. Ma lo spirito libero del T-Rex vive ancora oggi.
Intelligenti, veloci, adattati. Eppure si sono estinti lo stesso, perché grandi e imprevedibili cambiamenti ecologici li hanno colti di sorpresa. Una lezione che dovremmo imparare anche noi Homo sapiens. Arrivederci a domani per il secondo e ultimo appuntamento di Jurassic Weekend. Hanno regnato sulle Americhe e gli scienziati ne hanno trovato i resti fossili nel deserto dello Utah. Lindsay Zanno è una paleontologa che ha esplorato quest'area, dove ha scavato per 5 anni. Poi, nel 2013, ecco un'importante scoperta. Stavo aggirando una collinetta quando ho visto delle grosse ossa che sporgevano dal terreno. Appena mi sono chinata ad esaminarle, ho capito subito che appartenevano a un teropode. Si trattava di un esemplare molto grande e ovviamente fu una grande emozione perché si tratta del primo rinvenimento di quella specie. Ma è adesso che inizia il vero lavoro. Il collega Peter Makovicki porta infatti i fossili a Chicago per ulteriori approfondimenti. La sua specialità è proprio l'analisi delle ossa di dinosauro. Le ossa che abbiamo qui appartengono allo scheletro di un grande dinosauro carnivoro. Ma anche se dimensioni e aspetto potrebbero far pensare a un T-Rex, in realtà appartengono ad una specie molto diversa di dinosauri carnivori. Secondo le dimensioni delle ossa, questo dinosauro misurerebbe circa 11 metri dalla testa alla coda. Parente dell'Allosaurus, risalente all'era giurassica, ed è conosciuto come Siaz. A detta degli esperti, sarebbe stato dotato di artigli affilati come rasoi e di denti lunghi come coltelli, le caratteristiche di un mega predatore. Il nome Siaz è una derivazione della lingua dei nativi Ute e si riferisce ad una specie di pagliaccio antropofago che popola molte delle loro leggende ed è di gran lunga il più grande dei terapodi, che presumiamo fossero i predatori più potenti di quell'ecosistema. Ecco perché. Nei pressi del sito in cui ha rinvenuto i fossili del Siaz, la Zanno ha scoperto di recente un parente del tirannosauro. Questo è un dente del misterioso tirannosauro che abbiamo scoperto qui e che risale a circa 98 milioni di anni fa. Come potete vedere, si tratta di una specie di dimensioni molto piccole. Crediamo fossero all'incirca quelle di un pony. Un dente di questa piccola specie è grande circa un decimo di quello di un T-Rex. I tirannosauri che vivevano qui erano molto piccoli e... Ecco il re dei re, il Tyrannosaurus Rex. E questa è la storia di 100 milioni di anni di straordinaria evoluzione. I primi fossili di tirannosauro vengono scoperti all'inizio del XX secolo negli Stati Uniti. E sono le sue mostruose dimensioni a ispirare il nome che gli viene dato. Tyrannosaurus Rex, lucertola tiranno reale, o semplicemente T-Rex. Per oltre un secolo, gli scienziati hanno cercato di rimettere insieme i tasselli della sua evoluzione. E in questo senso, Steven Brusatti è tra i più grossi nomi coinvolti. Quasi tutti al mondo conoscono il T-Rex, ma per molto tempo l'origine di questi dinosauri è rimasta avvolta nel mistero. Come si è evoluto? Come è diventato così grande? E il mistero è rimasto tale per diversi decenni. Ma finalmente, in questi ultimi 15 anni, tutti i ricercatori hanno rinvenuto resti più antichi di piccoli tirannosauri, che ci hanno fatto comprendere da dove erano venuti quelli più grandi.
Ormai gli scienziati stanno arrivando alle origini del T-Rex. E hanno determinato che i suoi primi antenati sono apparsi lontano dal Nord America. Qui siamo nel bacino di Zhongarm, nella regione autonoma cinese dello Xinjiang Uigur. Adesso arida, questa zona ospitava anticamente diverse varietà di dinosauri. In questi ultimi anni, scavi mirati hanno portato alla luce una gran varietà di fossili. Xu Xin ha guidato alcune di queste campagne di scavo. Quel giorno le nostre ricerche sono iniziate fin dalla mattina presto, ma senza risultati. Abbiamo lavorato 10 ore al giorno sotto il sole cocente. Eravamo tutti fisicamente esausti quando un collega mi ha urlato qualcosa da lontano e sembrava molto eccitato. Ho capito subito che si trattava di un ritrovamento importante. Mi sono avvicinato e ho visto una lunga fila di... Xu Xin è convinto che sia stato questo rimboschimento del nord a incoraggiare la migrazione dei tirannosauri. I tirannosauri, preferibilmente, cacciavano gli erbivori, come il triceratopo, e, essendo carnivori, dovevano riuscire a trovare facilmente le loro prede. Di conseguenza, mentre gli erbivori migravano, non potevano fare altro che seguirli anche loro. Fossili di triceratopo sono stati rinvenuti dall'Eurasia al Nord America e spesso erano insieme a fossili di tirannosauro. Mentre le foreste si estendono sempre più verso nord, si espande anche il territorio abitato dai dinosauri erbivori. Gli scienziati ritengono che sia questo il motivo che ha spinto gli antenati del T-Rex a iniziare la loro migrazione verso l'ignoto. Partono così alla ricerca di ambienti più favorevoli in un viaggio che possiamo definire epico. Arrivano sulle coste orientali del continente eurasiatico. Davanti a loro un immenso oceano. Ma proprio quando sembra che il viaggio sia terminato, accade qualcosa di incredibile. Gli spostamenti tettonici hanno avvicinato sempre di più tra loro i continenti eurasiatico e americano, finché non appare un ponte naturale a occupare lo spazio che li separava. Si apre così un passaggio. E la nostra coppia decide di utilizzarlo, dirigendosi verso una nuova terra. Arrivano così nel Nord America. Un immenso territorio ricoperto da lussureggianti foreste. Però anche qui vivono dei dinosauri carnivori di grandi dimensioni. Prima del T-Rex, altri dinosauri carnivori hanno regnato sulle Americhe e gli scienziati ne hanno trovato i resti fossili nel deserto dello Utah. Lindsay Zanno è una paleontologa che ha esplorato quest'area, dove ha scavato per 5 anni. Piccoli e più deboli. In qualche modo, i tirannosauri si sono evoluti da piccole creature minacciate dai loro nemici nei dinosauri più potenti mai apparsi sulla Terra. E iniziando dai loro lontani predecessori, oggi ricostruiremo questa straordinaria vicenda evolutiva. Due fratelli in cerca di nuove terre attraversano il cammino di carnivori senza paura. Ma chi regnerà incontrastato?
Ecco il re dei re, il Tyrannosaurus Rex. E questa è la storia di 100 milioni di anni di straordinaria evoluzione. I primi fossili di Tirannosauro vengono scoperti all'inizio del XX secolo negli Stati Uniti. E sono le sue mostruose dimensioni a ispirare il nome che gli viene dato. Tyrannosaurus Rex, lucertola tiranno reale, o semplicemente T-Rex. Per oltre un secolo, gli scienziati hanno cercato di rimettere insieme i tasselli della sua evoluzione. E in questo senso, Steven Brusatti è tra i più grossi nomi coinvolti. Quasi tutti al mondo conoscono il T-Rex, ma per molto tempo l'origine di questi dinosauri è rimasta avvolta nel mistero. Come si è evoluto? Come è diventato così grande? E il mistero è rimasto tale per diversi decenni. Ma finalmente, in questi ultimi 15 anni, tutti i ricercatori hanno rinvenuto resti più antichi di piccoli tirannosauri, che ci hanno fatto comprendere da dove erano venuti quelli più grandi. Ormai gli scienziati stanno arrivando alle origini del T-Rex. E hanno determinato che i suoi primi antenati sono apparsi lontano dal Nord America. Qui siamo nel bacino di Zhongarm, nella regione autonoma cinese dello Xinjiang Uigur. Adesso arida, questa zona ospitava anticamente diverse varietà di dinosauri. In questi ultimi anni, scavi mirati hanno portato alla luce una gran varietà di fossili. Sioni molto piccole. Crediamo fossero all'incirca quelle di un pony. Un dente di questa piccola specie è grande circa un decimo di quello di un T-Rex. I tirannosauri che vivevano qui erano molto piccoli e si muovevano all'ombra di dinosauri come i Siats, che erano molto più grandi. Adesso, i piccoli progenitori dei tirannosauri vivono fianco a fianco con questi formidabili rettili. E sono inferiori sia in dimensioni che in forza. Semplificando, diciamo che se un piccolo tirannosauro che viveva all'epoca in quelle aree avesse incontrato un Siats, sarebbe stato un po' come se una volpe avesse incontrato un leone o una tigre. Non ci sono dubbi sulla grande differenza nelle dimensioni e di conseguenza siamo certi della presenza dei tirannosauri in quello specifico territorio, ma in una posizione molto più bassa nella catena alimentare rispetto a quella dei grandi Siats. I Siats regnano quindi sull'ecosistema. Si tratta di un ambiente molto pericoloso per dei piccoli tirannosauri, ma in qualche modo riescono a sopravvivere. Per saperne di più, Brusatti ha condotto ricerche mirate in tutto il mondo. Nel 2016 ha rinvenuto un fossile che gli ha dato alcune importanti risposte. Siamo nell'Uzbekistan, in Asia centrale. E dalle analisi, questo sarebbe il cranio di una nuova specie di tirannosauri. Viene denominato Timur Lenja. È lungo circa 3 metri. Esternamente non sembra molto diverso dai suoi piccoli antenati. Ma all'interno è incredibilmente diverso. Siamo riusciti a ricostruirne il cervello
e l'apparato uditivo utilizzando la TAC e abbiamo appurato che aveva un grosso cervello e un udito molto sofisticato, che era in grado di percepire un'ampia gamma di suoni. Brusatti e i suoi colleghi ne scansionano il cranio e nell'orecchio interno trovano un dotto cocleare, l'organo preposto a percepire i suoni bassi, che nel Timurlenja si è significativamente evoluto. Una creatura dotata di capacità fisiche straordinarie, ma anche di un'intelligenza sofisticata. Dopo 100 milioni di anni, il T-Rex ha ormai raggiunto il massimo della sua evoluzione. Ecco due esemplari di T-Rex. Anche se dovessero incontrare i Siats, gli ex dominatori dei dinosauri, non avrebbero ragione di fuggire. Non sono più i piccoli e deboli dinosauri di una volta. Ora i due T-Rex sono di nuovo in movimento, alla ricerca di prede. Stanno tornando nel continente eurasiatico. Lungo il cammino attraversano aree abitate da molte specie appartenenti alla famiglia dei dinosauri. Il T-Rex era il re del tardo Cretaceo, nessun dubbio su questo, ma non tutti i tirannosauri che vivevano allora erano grandi predatori che potevano reggere il confronto. Alcuni in realtà erano molto più piccoli. Quindi, anche mentre regnava il T-Rex, esistevano dei cugini che in un certo senso occupavano altri spazi nell'ecosistema, facendo anche un ottimo lavoro. È il 2014, quando nell'Alaska settentrionale dei ricercatori individuano una nuova specie di tirannosauri. Vengono chiamati Nanuksaurus, come gli Inuit chiamano l'orso polare. Con i suoi 6 metri non è neanche la metà di un T-Rex. Gli esperti attribuiscono le piccole dimensioni a una carenza di prede. Nello stesso anno, nella provincia di Jiangxi, nella Cina meridionale, altri ricercatori rinvengono uno strano fossile, la cui principale caratteristica è un lungo muso sottile. Viene così soprannominato Pinocchio Rex, in onore del famoso burattino. Apparentemente non ha nulla del T-Rex, ma un'analisi delle ossa conferma l'appartenenza a una nuova specie. Quando ho visto delle grosse ossa che sporgevano dal terreno, appena mi sono chinata ad esaminarle, ho capito subito che appartenevano a un teropode. Si trattava di un esemplare molto grande e ovviamente fu una grande emozione perché si tratta del primo rinvenimento di quella specie. Ma è adesso che inizia il vero lavoro. Il collega Peter Makovicki porta infatti i fossili a Chicago per ulteriori approfondimenti. La sua specialità è proprio l'analisi delle ossa di dinosauro. Le ossa che abbiamo qui appartengono allo scheletro di un grande dinosauro carnivoro. Ma anche se dimensioni e aspetto potrebbero far pensare a un T-Rex, in realtà appartengono ad una specie molto diversa di dinosauri carnivori. Secondo le dimensioni delle ossa, questo dinosauro misurerebbe circa 11 metri dalla testa alla coda. Parente dell'Allosaurus, risalente all'era giurassica, ed è conosciuto come Siats. A detta degli esperti, sarebbe stato dotato di artigli affilati come rasoi e di denti lunghi come coltelli, le caratteristiche di un mega predatore. Il nome Siats è una derivazione della lingua dei nativi Ute, e si riferisce ad una specie di pagliaccio antropofago che popola molte delle loro leggende ed è
di gran lunga il più grande dei terapodi, che presumiamo fossero i predatori più potenti di quell'ecosistema. Ecco perché. Nei pressi del sito in cui ha rinvenuto i fossili del Siaz, Lazzano ha scoperto di recente un parente del tirannosauro. Questo è un dente del misterioso tirannosauro che abbiamo scoperto qui e che risale a circa 98 milioni di anni fa. Come potete vedere, si tratta di una specie di dimensioni molto piccole. Crediamo fossero all'incirca quelle di un pony. Un dente di questa piccola specie è grande circa un decimo di quello di un T-Rex. I tirannosauri che vivevano qui erano molto piccoli e si muovevano all'ombra di dinosauri come i Siaz, che erano molto più grandi. Adesso, i piccoli progenitori dei tirannosauri vivono fianco a fianco con questi formidabili rettili. E sono inferiori sia in dimensioni che in forza. Anni. Il T-Rex ha ormai raggiunto il massimo della sua evoluzione. Ecco due esemplari di T-Rex. Anche se dovessero incontrare i Siaz, gli ex dominatori dei dinosauri, non avrebbero ragione di fuggire. Non sono più i piccoli e deboli dinosauri di una volta. Ora i due T-Rex sono di nuovo in movimento, alla ricerca di prede. Stanno tornando nel continente eurasiatico. Lungo il cammino attraversano aree abitate da molte specie appartenenti alla famiglia dei dinosauri. Il T-Rex era il re del tardo Cretaceo, nessun dubbio su questo, ma non tutti i tirannosauri che vivevano allora erano grandi predatori che potevano reggere il confronto. Alcuni in realtà erano molto più piccoli. Quindi, anche mentre regnava il T-Rex, esistevano dei cugini che in un certo senso occupavano altri spazi nell'ecosistema, facendo anche un ottimo lavoro. È il 2014, quando nell'Alaska settentrionale dei ricercatori individuano una nuova specie di tirannosauri. Vengono chiamati Nanuksaurus, come gli Inuit chiamano l'orso polare. Con i suoi 6 metri non è neanche la metà di un T-Rex. Gli esperti attribuiscono le piccole dimensioni a una carenza di prede. Nello stesso anno, nella provincia di Jiangxi, nella Cina meridionale, altri ricercatori rinvengono uno strano fossile, la cui principale caratteristica è un lungo muso sottile. Viene così soprannominato Pinocchio Rex, in onore del famoso burattino. Apparentemente non ha nulla del T-Rex, ma un'analisi delle ossa conferma l'appartenenza a una nuova specie di tirannosauro. Poi, nel luglio del 2015, alcuni scienziati compiono una nuova scoperta in Giappone, che fino ad allora non si pensava avesse mai ospitato grandi tirannosauri. È un animale molto pesante, può generare la forza necessaria a raggiungere una buona velocità. Grazie a questo modello, adesso la velocità massima di un T-Rex medio aumenta a 30 km all'ora, mentre i più forti possono raggiungere anche i 50. I discendenti dei primitivi tirannosauri hanno ormai acquisito velocità, dimensioni e intelligenza. Ma c'è dell'altro.
Carl Bates ha studiato la potenza del morso dei dinosauri. Grazie alla forza del morso e ai potenti muscoli del collo, dovevano riuscire a strappare grandi brandelli di carne. Inoltre, sono stati rinvenuti diversi fossili di erbivori che mostravano ancora sulle ossa dello scheletro i profondi segni del morso di un T-Rex. Delle enormi mandibole sono alla base di questo morso mortale. Bates ha studiato la struttura del cranio dei T-Rex, ricreando i muscoli che collegavano le mandibole inferiori e superiori. Per utilizzare poi una simulazione al computer per quantificare la forza del morso. La forza del morso viene misurata in newton. Il leone, il re riconosciuto della savana, ha una forza calcolata di 4.000 newton. Il morso degli alligatori, tra i più spietati predatori acquatici, raggiunge i 6.000 newton. E ora paragoniamoli ai dinosauri. L'allosauro è considerato il dinosauro più potente prima dell'apparizione del T-Rex. Il suo morso aveva una forza di circa 9.000 newton. Secondo Bates, la forza del morso del T-Rex era nell'ordine dei 60.000 newton, cioè 7 volte più potente di quello dell'allosauro. 60.000 newton è una quantità di forza davvero impressionante, il che ci porta a ritenere che il T-Rex aveva molto probabilmente il morso più potente e letale tra gli animali di tutti i tempi. Quando il T-Rex azzanna la sua preda, vi applica una forza di 6 tonnellate, l'equivalente del peso di un elefante africano. In teoria, un carico simile dovrebbe portare alla rottura delle Manuxaurus, come gli Inuit chiamano l'orso polare. Con i suoi 6 metri, non è neanche la metà di un T-Rex. Gli esperti attribuiscono le piccole dimensioni a una carenza di prede. Nello stesso anno, nella provincia di Jiangxi, nella Cina meridionale, altri ricercatori rinvengono uno strano fossile, la cui principale caratteristica è un lungo muso sottile. Viene così soprannominato Pinocchio Rex, in onore del famoso burattino. Apparentemente non ha nulla del T-Rex, ma un'analisi delle ossa conferma l'appartenenza a una nuova specie di tirannosauro. Poi, nel luglio del 2015, alcuni scienziati compiono una nuova scoperta in Giappone, che fino ad allora non si pensava avesse mai ospitato grandi tirannosauri. Qui vengono invece rinvenuti 2 grandi denti, lunghi entrambi 8 centimetri. Dimensioni che li accomunano ad animali lunghi almeno 10 metri. Tutti questi ritrovamenti illustrano bene il particolare tragitto evolutivo intrapreso in tutto il mondo dai tirannosauri. A tutt'oggi i ricercatori ne hanno individuate 28 specie diverse. In una certa fase, il T-Rex ha veramente dominato il mondo dei dinosauri, ma anche lui è andato incontro a un destino crudele. Le cui prove sono emerse nel 2015, durante una campagna di scavo nella provincia dell'Alberta, nel Canada occidentale. È qui che emerge il fossile di un cugino del T-Rex battezzato Daspletosaurus, sul cui corpo sono ancora evidenti segni di un feroce scontro. Una ferita così profonda da esporre l'osso.
e sul retro del cranio un intero pezzo di calotta mancante. I ricercatori iniziano subito a chiedersi quale creatura possa aver inflitto queste ferite a un potente tirannosauro. Il paleontologo David Hone ritiene di averlo individuato. Ceratopo cerca disperatamente di mettersi in salvo. Ma c'è un altro T-Rex che lo aspetta al varco. L'abbondanza di carne ne ha aumentato le dimensioni. Adesso il tirannosauro raggiunge i 13 metri. E anche lo scheletro cresce in peso e robustezza, con muscoli e tendini resistenti come l'acciaio. Alcuni ricercatori mettono in dubbio che animali di questa grandezza potessero effettivamente rincorrere le loro prede. È opinione comune che il T-Rex potesse raggiungere la velocità di 18 km all'ora. Sarebbe stato quindi più lento di un uomo. Si riteneva quindi che i tirannosauri fossero lenti e impacciati, ma il paleontologo Bill Sellers non condivide questa ipotesi. È difficile, disponendo solo di ossa, ipotizzare quanto potessero veramente essere veloci questi animali. Quindi cercheremo di stabilirlo utilizzando degli animali dei nostri giorni che ci aiuteranno ad arrivare ad una stima molto più attendibile e realistica. Sellers e i suoi colleghi studiano gli animali di oggi che si muovono presumibilmente come i tirannosauri e si concentrano sullo struzzo. Gli struzzi sono quanto di più vicino possiamo avere oggi in natura ad un Tyrannosaurus rex. Hanno due zampe, un corpo massiccio e sviluppano un'altissima velocità. Gran parte dell'anatomia di base è esattamente la stessa, quindi ne rappresentano un ottimo modello. Utilizzando il movimento dello struzzo come riferimento, Sellers simula al computer quella che potrebbe essere stata la corsa del T-Rex. Un modello che mostra anche quali muscoli avrebbe utilizzato durante la corsa. Sellers prende particolarmente nota dei muscoli che uniscono le cosce alla coda. Fino ad allora si riteneva che servissero solo a muovere per l'appunto la coda, ma adesso è chiaro come siano strumentali a permettere una corsa molto veloce al T-Rex. In realtà spingono